Il brano del Vangelo di oggi racconta la parabola del povero Lazzaro e del ricco. Il testo del Vangelo si può dividere in due quadri, in due scene. La prima è quella che racconta le vicende della vita terrena di Lazzaro e del ricco, e la seconda è la loro sorte, il loro destino dopo la morte. Nel primo quadro emerge chiaramente l'atteggiamento del ricco, che si mostra molto indifferente nei confronti del povero che sta alla porta di casa sua. Quando Papa Francesco ha commentato questo brano di Vangelo, ha utilizzato un'espressione molto forte, ma anche molto chiara, per delineare l'atteggiamento del ricco. Il Papa ha detto che ignorare il povero è disprezzare Dio. Infatti, all'interno dei Vangeli, Gesù si è identificato più volte con i poveri e soprattutto si è messo nei loro panni. Infatti, nel brano di Vangelo di Matteo, Gesù sostiene e dice: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto». E anche in altri passi del Vangelo risuonano queste parole, quando ad esempio Gesù dice: «Ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo dei miei fratelli più piccoli li avete fatti a me». È chiaro quindi che da questa prima parte del Vangelo che la liturgia di oggi ci propone, il problema non sia la ricchezza del ricco, ma il modo in cui il ricco ha gestito questa ricchezza e soprattutto come ha ignorato il povero, il perseverare quindi in questo atteggiamento. Ed è per questo che da questo primo quadro gli spunti sono questi: quali sono le mie ricchezze? Come le gestisco? Come le metto a servizio dei poveri? Nel secondo quadro, la pagina evangelica ci mostra il destino del ricco e di Lazzaro dopo la morte. Con parole e concetti che sono a noi più familiari, diremmo che Lazzaro si trova a godere delle beatitudini del paradiso, mentre il ricco è costretto alle pene dell'inferno. In questa situazione drammatica, il ricco rivolge una richiesta ad Abramo. Chiede cioè che Lazzaro possa essere mandato ad ammonire i suoi familiari affinché cambino stile di vita. Ebbene, la risposta di Abramo è netta, è perentoria, ed è questa: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi nemmeno da un uomo che risorge dai morti. Quasi a dire per noi che la nostra conversione non dipende da eventi di natura straordinaria, da eventi miracolosi. La nostra conversione invece passa dall'ordinario, passa dall'ordinaria preghiera, dall'ascolto della parola e, in questo caso, anche dei poveri. Questi strumenti sono gli stessi che nel periodo di Quaresima sono considerati i più propizi per la conversione, e quindi auguriamo a tutti di utilizzarli proficuamente. Buona giornata. Buona giornata.